Siamo con mister Massimo Donati, allenatore del Legnago Salus, per commentare la sconfitta per 2-1 maturata oggi sul campo del Cartigliano. Mister, innanzitutto, quali indicazioni hai tratto da questa partita? Ma indicazioni che abbiamo avuto tante palle gol, 7-8 nitide, e non siamo riusciti a buttarla dentro. Nel calcio, quando non segni, poi è difficile vincere partite. Sono arrabbiato soprattutto per quello, non per la prestazione, perché la prestazione l'abbiamo fatta e bene anche, e di conseguenza mi dispiace molto, mi dispiace per il gol loro che è arrivato con il nostro uomo dentro l'area di rigore nostra a terra, e il gol è arrivato proprio lì. Mi dispiace che dopo 6 giornate sono stati dati 0 rigori e anche oggi ce n'era uno nitido, quindi non è che sto qua a lamentarmi, però tante cose poi portano a dei risultati e oggi il risultato non è stato positivo. Ecco, in occasione del secondo gol del Cartigliano c'è stata qualche protesta, ho visto da parte vostra della panchina, lì cosa è successo in quella situazione? Non so se parlare di sportività degli avversari o di decisione non corretta dell'arbitro, perché quando un giocatore atterra in giro per il campo si può lasciare correre, ma dentro l'area di rigore, dove ci sono i momenti cruciali della partita e non si ferma il gioco, e il gol è arrivato proprio con l'uomo nostro a terra, credo sia un errore. È un errore quello, come un errore i tanti errori che abbiamo fatto sotto porta noi, perché, ripeto, se noi facciamo 4 gol facili o 5 non c'era niente da dire, quindi è normale che c'è dispiacere per questo. Bene, allora ringraziamo mister Donati e appuntamento a domenica prossima. Ciao. Grazie.